Allora, innanzitutto noi dopo le risoluzioni e la discussione di consiglio abbiamo riattivato, secondo la risoluzione che diceva di riesaminare, abbiamo riattivato il percorso tra virgolette tecnico, cioè abbiamo riconvocato il comitato del percorso nascita e abbiamo ulteriormente chiesto all'agenzia sanitaria di vidimare quel percorso. Questo dal punto di vista politico istituzionale. La questione che invece si contesta e che è rimandata all'ufficio di presidenza, e anch'io mi sono permesso soltanto di chiedere un parere anche per il proseguo dei lavori di questa assise, è la seguente: in una regione commissariata dove la fonte dei poteri normativi è governativa e non regionale, questo è il punto, perché Luciano D'Alfonso, il presidente D'Alfonso, è un commissario ad acta del mandato del presidente del Consiglio dei Ministri con una delibera del presidente del Consiglio dei Ministri attualmente. Ecco, in una regione che versa in questa situazione dal punto di vista del quadro normativo, che tipo di potere hanno le risoluzioni? Questo mi sono permesso molto modestamente di richiedere all'ufficio di presidenza. Guardate, bisogna stare molto attenti ad alimentare e coltivare le illusioni, perché si raccoglie solo frustrazione e invece bisogna fare un confronto e stimolarlo sulla buona sanità in questa regione. Lì ci sto ed è anche corretto.